Buongiorno Valentina Sanfelice di Bagnoli e benvenuta a Pink and Green. Buongiorno, buongiorno. Valentina è amministratore unico di Flegrea Lavoro, una municipalizzata che insiste sul comune di Bacoli, zona Flegrea, un posto molto Bravissima. Ecco, bello. appunto, Tutto. verremo breve C'è mare, a molto vedere. mare. Molto mare, ma so anche un'eccellenza a proposito di gestione dei rifiuti. E non è soltanto il rifiuto di tutti i giorni. Voi avete appena lanciato con un interessante format l'ecoscambio. Ce lo vuole raccontare? Molto volentieri. Siamo un'eccellenza effettivamente nel settore dell'igiene urbana, dove la differenziata raggiunge punta dell'84%. Abbiamo pensato a questo progetto per dare un segnale di quello che per noi deve significare economia circolare. Con questo sistema noi diamo la possibilità alle persone di non buttare, ma di riutilizzare. Quindi coloro che vengono da noi portano degli oggetti e possono prenderne degli altri. Quindi noi siamo pieni di libri, di giocattoli per bambini, anche di strumenti tecnologici, c'è una chitarra, c'è un piccolo pianoforte. E quindi questo scambio che ci sembra un sistema virtuoso risponde a una logica di circolarità, perché io che vengo e porto posso anche prendere e il risultato è che nulla viene buttato. Allora l'obiettivo finale è proprio questo, quindi non inquinare attraverso un segno concreto e tangibile di bene che viene riutilizzato. Quindi voi avete messo a disposizione degli spazi, delle persone fanno entrare e uscire, è stato facile organizzarlo? Noi abbiamo uno spazio media quadratura, abbiamo 45 metri quadrati con delle persone che assistono gli utenti, perché è molto importante assisterli, sia perché molti non sono preparati, non conoscono il funzionamento dell'ecoscambio. Arrivano molto spesso e si domandano: ma che cos'è? Di che si tratta? Ma posso prendere quello che voglio? Molte volte il timore è dover pagare. Mi sembrerà strano, ma spesso dicono: ma quanto costa? Quanto no, non costa niente, è il concetto che è completamente differente. Quindi c'è un importante presidio informativo che deve garantire la corretta informazione e l'acquisizione delle informazioni essenziali. Quindi ecco perché è presidiato in determinati orari. Al momento funziona 2 volte a settimana dalle 8 alle 11. 11, ma contiamo anche in base alla risposta degli utenti di incrementare l'orario in maniera da dare più opportunità, visto e considerato che la risposta allo stato attuale è una risposta positiva, viene molta gente, quindi stiamo anche studiando l'ipotesi di allargare sia l'orario che incrementare i giorni. Interessante, è veramente un bel esempio. Diceva informare è importante, nel vostro lavoro è importantissimo, ad esempio, anche sollecitare l'attenzione delle persone a non buttare, a non fare creare rifiuti. Quindi diminuire è importante anche perché voi lamentate, Valentina, mi dica se è vero, la scarsità di impianti che possano gestire al meglio i rifiuti al sud. Guardi, questo è un tema, secondo me, è il tema sui rifiuti, cioè se scindiamo la risposta in due, l'informazione e gli impianti, e vediamo cosa c'entra la prima col secondo, con la seconda. Allora, l'informazione è importante perché noi ancora non abbiamo la certezza che tutti i cittadini siano informati sul conferimento, come conferire, cosa buttare dove. Quindi la tematica è essenziale ai fini della differenziata, perché se io inquino un sacchetto con materiale che non può essere riciclato, per esempio con la plastica, io ho buttato esattamente un carico che finisce nell'indifferenziata, no? Perché gli impianti non lo accettano. Quindi la correttezza dell'informazione sul metodo dello smaltimento al cittadino è fondamentale.
Cosa c'entra con gli impianti? Beh, c'entra nella misura in cui la scarsità degli stessi sul territorio nazionale, ma in particolare nei nostri territori, perché da questo punto di vista esiste una gestione completamente molto diversa tra nord e sud. Ancora una volta noi assistiamo a territori come il nostro privi di impianti di trattamento. Questo che cosa significa? Significa per esempio che io rischio di smaltire l'umido, come di fatto accade, che è la frazione principe della differenziata perché pesa e quindi fa percentuale, la smaltisco a un costo superiore all'indifferenziato. Allora, questa cosa è una distonia che va corretta assolutamente, perché come possiamo noi parlare di riduzione della TARI, di incremento della differenziata, di sostenibilità ambientale se non ci dotiamo innanzitutto di impianti di smaltimento e trattamento? Allora, la tematica mi sembra sfugga molto a livello centrale, perché si continuano a incentivare delle cose che non vanno in questa direzione. Quindi è importante che venga aperto un importante dibattito a livello generale e centrale che prenda, che faccia tesoro di queste segnalazioni. Perché poi l'altro tema subito attaccato qual è? Che l'assenza di impianti favorisce anche tutto un sistema di conferimenti illegali e illeciti che vanno nelle mani della criminalità, perché poi l'industria, carichi importanti, quando non trovano risposte sul territorio, devono adoperarsi in qualche modo per essere smaltiti. E quando questo non avviene, dove vanno? Punto interrogativo. Certo, sul tema veramente ritorneremo probabilmente anche col convegno di Pink and Green. Valentina, io c'è un'altra cosa che le voglio chiedere, importante. Voi insistete su un comune che d'estate si ingigantisce a dismisura. Ecco, come fate a gestire i carichi del turismo? Questa è una bellissima domanda, perché noi passiamo da 25.000 abitanti, che è il censimento della popolazione al comune, a 70.000 nei mesi che vanno da maggio al 30 settembre. Quindi non è che incrementa, esplode la popolazione. Quindi come la gestiamo? La gestiamo con organizzazione. Innanzitutto con supporto utilizziamo maggiore personale, ma riorganizziamo tutti i giri della raccolta. Uno dei problemi più grandi che abbiamo è il traffico, quindi tecnicamente vengono invertiti i giri di raccolta nella direzione opposta al traffico, quindi questa è la prima cosa che si fa, cioè io comincio in maniera da finire nel lato opposto rispetto a come corre il traffico, altrimenti noi rischiamo, pur avendo un impianto per il conferimento delle frazioni a pochi chilometri, ma rischiamo di perdere anche 2 ore per fare 6 chilometri. E allora la risposta è nella necessaria riorganizzazione del personale, che in questi mesi, ripeto, incrementa, viene incrementato di circa 5-6 unità, e di riorganizzazione proprio del sistema dei giri di raccolta. L'organizzazione del servizio di igiene urbana è una cosa molto importante. Poi magari è molto importante, secondo me la gente la deve capire, perché senza di voi saremmo invasi, come purtroppo succede in altri centri di spazzatura. Senta, ma lei diventerebbe felice se tutti noi fossimo così attenti da ridurre al massimo tutti i nostri rifiuti, oppure gli mancherebbe il lavoro? No, sarei felice. Sarei molto felice. Allora facciamo in modo che sia questa la nostra direttiva. Grazie mille Valentina per il suo supporto e anche per le idee che ha portato a Flegrea Lavoro. Ci faccia sapere come continua l'ecoscambio. Grazie. Assolutamente, grazie tante. Arrivederci.